Tu giri la figurina, dici la prima cosa che ti viene in mente sulla persona che c'è su quella figurina e poi decidi se tenertela o ridarcela indietro, ok? Guarda che bello! Che sensibilità. Sì, sì. Scegli se, sì, scegli sì, tu. Sì, sì. No, no, è un bel personaggio, divertente, negli spogliatoi, mi sono trovato bene. Bravo ragazzo, poi è normale, ognuno di noi c'ha... Ora si è dato alla musica, quindi... Quindi ora ci ha stupito tutti. Lo tieni o ce lo ridai? Te le lascio. Sì. Ok. No, 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 no. Ok. La curiosità è questa. Si riusciva a comunicare con lui? Cioè, riuscite a capirvi? Sì, sì, sì. No. In campo mi lasciava tanta libertà. Una cosa che ho avuto poco in carriera, lui era uno di quelli che mi ha lasciato libertà, giusto due indicazioni in fase difensiva, poi dopo. Lo tieni? Lo tieni? Va bene. Abbiamo scoperto sempre. Beh, Totò, cosa devo dire? È uno dei giocatori più forti con cui ho giocato. Lui, insieme ad altri due o tre pali di attaccanti, due o tre, faceva cose straordinarie. Se voleva, mi faceva segnare, vincevamo le partite, decideva lui. Quando era pronto, noi lo seguivamo. Perché... È difficile giocare contro la squadra che, penso, ti fiate tutti e due da bambini, fin da bambini. Non è che è difficile, è particolare come partita, no? È normale, quello è un dato di fatto per tutti. Ti fa sempre un certo effetto, però poi sei un professionista di alto livello e poi la domenica devi cercare di fare... Sperare di fare il tuo dovere. Ho l'impressione che lo terrai, Totò. Per forza. Totò. È bella la sua espressione. Hanno tutti la stessa espressione quando sì. Vedono le sue foto. Presidente... È una persona... Comunque quando lo incontri e ci parli... È così, cioè come lo vedi è così anche. Ti fa ridere, esci un po' fuori dalla monotonia calcistica di parlare sempre di calcio, questo e quello e quell'altro, invece con lui... Puoi parlare di tutto. Sbaglio, iniziamo a... È indietro. Con lui a Napoli era una bella coppia. Forse sono andato in questo periodo qui a Napoli dove non è Napoli di adesso, quindi non sono stato, diciamo, fortunatissimo. Anche se poi ci siamo qualificati in Europa. Scherzava sempre, musica, è sempre un tipo molto, molto solare, molto come in campo comunque. Lui era uno, dovevi lasciare libero di andare dove volevo. Cercavi di sia io che compagno, allenatore, quello che però lui era un cavallo pazzo. Ti faccio una domanda un po' scomoda forse. Sì. Lui è andato in Cina, cioè te magari vai a fare... Qualche ultimo anno in Cina non ti è mai venuta l'idea malsana? No, assolutamente, io no. Mai state richieste dalla Cina e quindi non ci ho mai pensato, sinceramente. Poi ho sempre voluto essere protagonista nel campionato italiano. Certo. Quindi cercare di essere protagonista. Però per questo mi temo. Ah, sì. Fai tu Fabio, io. Io ho detto non vi ridò niente. Ne mancano solo più due. Vediamo cosa c'è qui sotto. Mistero. Lui è. Io dico sempre. Sono sopravvissuto. Ah! Ai suoi allenamenti, ai suoi 3 anni. E dico sempre. Come ho fatto a resistere? Perché credo, i miei allenamenti erano micidiali, però poi vedevi la domenica che andavamo a 2000 all'ora. Lui mi ha insegnato tanto sotto a livello caratteriale, di tipo di non mollare mai, di stare sempre sul pezzo, su questo, e poi mi ha fatto vincere, quindi certo. Mister. Una curiosità, gli allenamenti con lui, ci correvate tanto? Anche con la palla o era tutto quanto a secco, a correre, a correre, a correre? Il problema è che erano entrambe le cose. Ah. Quando capitava che c'eravamo il lunedì libero, il lunedì lo vivevi in modo con l'ansia. No, perché dicevi domani... E le verifiche a scuola, tipo, che non avevi studiato. Cioè, dici, domani devo andare al campo, però domani è un massacro, cioè, corse, tutto con la palla a 2000 all'ora.
poi finivi, facevi metà con la palla, poi gli facevi il lavoro a secco e corsa, poi finivi quello di nuovo con la palla, poi finita la palla di nuovo a... Allora quindi lunedì sera stavi lì e facevi mamma mia. Chissà cosa mi capiterà. Domani mamma. Speriamo che sto bene fisicamente, perché poi non guardavo in faccia a nessuno. No, quello hai visto più incazzato. Io se ti dico quando l'ho visto incazzato, che a volte lo racconto pure ai miei compagni, abbiamo vinto il campionato, dovevamo giocare a Roma contro la Roma, quindi noi però non avevamo già vinto... Abbiamo già vinto lo scudetto. Dice, vabbè, se tre settimane ci alleniamo. La pacchia. I giocatori erano forti, già avevamo bisogno di... Tu non puoi capire gli allenamenti, è come se ancora dovessimo aver vinto. Finisce l'allenamento e noi ci mettiamo a calciare in porta dal limite, così lui si era incazzato perché non avevamo fatto bene delle esercitazioni, quindi ci avevamo mandato tutti via. Calciare io, Pirlo... Gente discreta, insomma. Gente quelli bravi tutti. A calciare lui ha visto che noi non eravamo andati dentro lo spogliatoio, si è girato, ci ha visto calciare, è arrivato fuori come vi ho detto a tutti, ci siamo guardati e abbiamo detto abbiamo già vinto lo scudetto, detto, mi sbaglio. Però la sua mentalità era quella di io voglio mettere il record di punti, che poi alla fine abbiamo messo. Quindi i primi giorni che è arrivato, dopo non so quale riunione, se la prima o la seconda, comunque mi fa, io quando perdo sto male, te lo dico già, io quando perdo sto male, non dormo, quindi preparati, ovviamente. Quindi ce siamo bene. È stato chiaro. Andiamo con l'ultima. Ah, vabbè, Conte, immagino te lo tieni. L'ho detto, vediamo se l'ultima... Chi è l'ultima? Oh. Lui è un fenomeno. Lui quando è arrivato ci siamo guardati un po' tutti in faccia dopo... credo una settimana di allenamento, quanti anni ha questo? Faceva delle cose enormi, sì. Lunghe. Atleticamente non faceva fatica, quando noi facevamo quel lavoro fisico che ti ho detto, a lui... scioltezza. Lui proprio non sudava neanche, quindi mi guardavo e dicevo, boh. Le partitine, se stavi con lui, l'80%, 90% delle volte vincevi. Con ste leve lunghe le prendeva dappertutto, è incredibile, no? Poi faceva gol. Poi col lavoro del mister si è migliorato, così il ragazzo intelligentissimo, ma credo dopo pochissimo parlava già italiano, non era uno stupido, infatti poi l'ha dimostrato e lo sta dimostrando. Ma il fatto di avere un ragazzo così giovane e già così forte in squadra, cioè voi avete cercato di proteggerlo un po' come gruppo, perché tante volte, lo dicevamo anche prima, questi ragazzi giovanissimi arrivano subito al grande calcio, l'attenzione addosso, i riflettori, eccetera. La squadra lo aiuta in questo sì, caso? Sì, quello sì. Lo aiuta sicuramente. Poi lì era un gruppo di gente importante, di gente seria. Comunque non ci dimentichiamo che c'era Buffon, Pirlo, Del Piero, gente che comunque... E poi ti ripeto, lui comunque è un ragazzo molto intelligente. Cioè, era giovane ma non stupido. Cioè... ha capito come funzionava e all'inizio faceva un po' qualche ritardo, però poi ha capito come doveva andare. Anche perché con Conte non credo che si potesse sgarrare più di tanto. Fabio, un'ultima domanda. Ti sei dato, diciamo, una data di scadenza? Cioè, come il latte, tipo? Come... cioè, a che età? No. Mi sono promesso di non darmi nessuna data, perché finché mi sento fisicamente bene, poi i gol sono la conseguenza di tante altre cose, però io dico finché mi sento bene fisicamente, comunque fai gli allenamenti, sei sempre sul pezzo, la domenica scendi in campo, spingi, vai, perché mi devo dire fra un anno, due, tre, quattro, voglio, basta. Quando percepisci che il fisico non regge più, che arrivi sempre dopo sulla palla, che va bene. Abbiamo fatto un regalo, così almeno potrai stare al passo con i giovani, così guarda cosa ti abbiamo portato. Gli altri giovincelli li vedi sfrecciare e tu sali su questo, fa 15 all'ora sto roba e va... È una grande roba. Sì, sì. Così abbiamo allungato la carriera di altri 20 anni, forse così. Quindi invece di altri 3 o 4... Sì, no, 20 anni. Tra 20 anni a calcio si giocherà con questi, sì. La gente ancora non lo sa, ma... Quindi... Sicuramente, beh, sarà problemi del presidente. Dovrà rinnovare il contratto, quindi... Va bene. Grazie di tutto, Fabio. Grazie mille, Fabio.